Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vita in città. Finalmente ho un'armatura bellissima in diamante con protezione 4 e life boost 1. E tra l'altro ragazzi, adesso che conosciamo lo spawner dei Blaze, posso effettivamente farmare molti più livelli fino ad arrivare a 30. Infatti quest'oggi avevo un'idea. Ma prima di tutto ragazzi, come vedete c'ho le fantastiche fibre di Blaze, il che significa che io tecnicamente posso craftare l'armatura. Il crafting tra l'altro è un crafting classico di Minecraft, ma c'ho un dubbio, cioè vedi, io la posso già fare. Non avrebbe senso farsi questo ovviamente perché c'ho già quella in diamante, però mi farei tutto il resto, tipo i gambali, l'elmetto, i piedini e così via. C'ho un dubbio però, è un'armatura, quindi dovrebbero craftarla a SFFR, ma non è un'armatura con i minerali, sono fibre, quindi dovrebbe craftarla Mark, ma sono fibre magiche, quindi dovrei craftarla io, e quindi c'ho un dubbio. E allora andiamo a litigare, vediamo chi dovrebbe craftare questa armatura. Mark, Steph, Fere, dobbiamo riunirci per un comizio. Vediamo, ci sarà un bel casino secondo me. E questa qua invece ancora non so a che cosa serva. Io non ti servo mai, no, poverino. Salve, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, come Gli state? Altri? Non so, stiamo aspettando. Ciao, ciao. Infatti, eccoli. No, aspetta, Marci, tu non Ma mi io servi, non servo, poi raga. Tu puoi andare via proprio, ciao. No, ci servi, vieni. Ok, arrivo, evviva, qualcuno mi vuole. Bellissima la tua nuova casa comunque, Marci. Grazie. Ammazza, grazie. Che figata. La nostra siete? È brutta invece. Vabbè, la rifacciamo, Steph. Io no, la buttiamo giù, brutta, la rifacciamo. Non è vero che è brutta, dai. Ma non ti preoccupare, quel bel blu è molto carino. E il truffatore dov'è? Il truffatore è sparito. Dov'è il truffatore? Guardalo. Dov'è? Guardalo. Sta arrivando. Sì, chi è che ha bisogno di te? Ti abbiamo chiamato. Abbiamo bisogno di te perché ti vogliamo bene. Vieni qua. Allora, una bella riunione al centro. Buongiorno. Iniziamo benissimo. Stuk. Ditemi. Se non la smettete vi do fuoco a tutti quanti. Posso dare un'arcata a qualcuno? Allora, ragazzi, c'ho un dubbio veramente interessante. Dici. Marci, tu farai da giudice, perché okay, questi due litigheranno. Allora, vedete queste fibre che ho in mano? Mi serviranno per fare la mia nuovissima armatura da mago. Però, siccome non sono dei minerali, non dovresti craftarla tu. E siccome sono delle fibre, dovresti farle tu. Ma siccome sono delle fibre magiche, dovrei craftarla io. Silenzio in aula. E quindi chi le crafta? Se è tutto naturale, mi spiace, droppa pure. Non è tutto naturale. Cibo, mica le fibre. Io voglio buttarla in modo molto semplice. Se vuoi essere truffato, butta pure lì, che così, guarda. Se vuoi essere truffato però male, buttalo pure a Steph. Vediamo, facciamo così. Che prezzi mi fareste per i piedini? Vai, Mark. Gratis. No, vabbè, ma anche così per non me, ma non me frega nulla, tanto c'è già, se c'è già i mazzi. Marci, che cosa diciamo? Allora, se vuoi te le faccio io. No, ragazzi, semplicemente ho pensato, sono delle fibre magiche. Chi dovrebbe craftarla, sta armatura? Eh no, se è una fibra naturale. La stessa persona che fa tutte le armature. Però la stessa persona che raccoglierebbe che tutta quanta roba naturale. Io lancerei la monetina, ragazzi. Io guarderei chi è vestito meglio. Io guarderei le armature chi... più belle qui, scusate. Io guarderei chi è più povero, cioè me la crafto da solo, quasi così, almeno che dici, Marci, me la crafto da solo. Allora, sinceramente, no, veramente dovresti fare tipo pari dispari e vedere. No, ok, facciamo così. Ho un'idea. Sasso, carte e forbici in chat, lo scrivete quando io dico 3 2 1, ok? Ok, 3 2 1, siete pronti? Sì. Vai. Sasso carta vince 1-0 per De Mark. Si va a 3. Pronti? 3 2 1 vai. Sasso pareggio. 2 1 vai. Carta ok, 1-1. Chi vince questa vince tutto. Pronti? 3 2 1 3 2 1 mette il sasso, secondo me. Sasso forbici. Non devi andare tre volte di fila con forbici. Mi dispiace, ragazzi. Tanto è un poveraccio. Ma io tanto vi ricordo che lui ha detto che me le farà gratis, quindi. No, sono a 10 d'argento a pezzo. Ma Steph. Yeah, andiamo a farmi l'armatura, seguimi. Caro Marco, sì? Tu hai voluto tanto l'appalto, hai detto che li facevi gratis. Sì. E quindi io adesso ti do le fibre, mi dovrai fare pantaloni e piedini.
Va bene, okay. Va bene. Allora mi droppi pure qua. Tieni. Questo qui, sai perché lo faccio? Perché Steph comunque si è craftato le sue mele d'oro. Sì, quindi è una questione di principio, hai ragione. Dovevo per forza vincerla questa gara. Allora, vediamo qua una crafting table. Quindi hai bisogno di piedini. Piedini e gambali. Ok, guarda quanto qua. Sono belli. Uno e due. Allora, sei pronto? Sì, uno sì. E due e la terza fibra. Eccoti qua, Ken. Guarda, perché sono gentile, mi danno il truffatore. Tre porzioni di pomodoro. Baba, tu sei il mio preferito. Tu sei il mio preferito. Guarda come sto bene. Molto bellini, Kendall. Bravo, bellissimo. Belli, mi piacciono. Carini, ti abbandono. Ciao. Adesso devo fare un sacco di cose. Ciao, Kendall. Ciao. Fantastico, ragazzi. Ci ho guadagnato un'armatura gratis. Io ero disposto a pagarla, però loro si sono messi a litigare. Vedete, ragazzi, funziona giocare in questo modo. Allora, adesso devo tornare nel Nether. Kendall, aspetta. Che succede? Tutto Kendall, bene? Kendall, scusa, mi sono dimenticato. Oggi devo regalare una pozione a testa a tutti quanti. Ah, è presente? Gli effetti post strength, resistance, queste robe qua. Certo, vai. Se hai qualcosa da chiedermi pure, tu un qualcosa in particolare, magari una strength. Allora, a me forza non serve perché uso già la magia. Quindi direi darmi o resistenza o rigenerazione. Ok, va bene, mi piace. Va bene, okay. Kendall, a posto. Te la porterò, te la lascerò in una cassa. Grazie. Ciao. Dicevo, ragazzi, devo tornare nel Nether per fare 30 livelli, ma non per incantare quest'armatura, perché ho bisogno di soldi. Voglio creare un libro OP e metterlo a un prezzo stracciato, anziché 7 d'argento, 5 d'argento, ma sarà un libro veramente OP. E non solo! Siccome appunto ho bisogno di soldi, direi anche di abbassare i prezzi di questi libri qua, perché ancora non li ha comprati nessuno. Ragazzi, mi raccomando, nei commenti dei loro video fate pubblicità, dite compra i libri di Kendall, Quindi questo da 4 passa a 3, questo da 1, no, questo lo lasciamo a 1, questo passa a 3, questo passa a 1, questo passa a 1 e questo resta a 1. Ok, ho abbassato i prezzi di tutti i libri, ora lo scrivo. Ho abbassato i prezzi dei libri, date un'occhiata e lo spammo, ok? Benissimo, buonanotte. Oh, se non li vengono a comprare così adesso, cioè, non so veramente che dire. Si rifiutano di dormire, tra un po' mi sveglio io, Ora ci penso io. Fuoco, dove sono? Io ho bisogno di dormire, devo andare in avventura domani. Eccoli, chi prendo? Vediamo chi prendo. Prendo Steph prima. No, non li ho presi. Sì, li ho presi! Andate a dormire! Oh. Criminale. Vediamo se hanno imparato la lezione adesso. Ok, quindi dicevo, anziché incantare questa armatura al massimo, con questi 30 livelli che farò tra non molto, io quasi quasi incanterei un libro, in modo da renderlo OP. Così lo compreranno per forza. Quindi adesso andiamo nel Nether a farmare i livelli. Per fortuna, ragazzi, c'è il teleporter che è comodissimo. Quindi mi basta fare così, poi fortezza. Ed eccoci qua. Ok, Blaze, dove siete? Mettiamo danno amplificato. Oh mio Dio, no, è uscito quello cattivo. È uscito quello blu. Ok, è morto, meno male. Per fortuna che ho un botto di rigenerazione della mana, ragazzi. Con loro mi faccio tantissimi livelli, meraviglioso. Arrivare a 30 livelli non è mai stato così facile. Sapete cos'altro dovrei fare? Dovrei commissionare a Steph il quarzo, così da creare il mio nuovo libro degli incantesimi. Steph, quando vuoi vai nel Nether a prendere del quarzo. Ho bisogno di un paio di blocchi. 10 d'argento. No, non credo proprio. Ho come l'impressione che tra non molto ne spunteranno tipo 10 qua tutti in un tratto. Ecco, appunto, lo sapevo. Mannaggia, com'è che predico il futuro? Perché sono un mago, ecco perché. Muori. Manca pochissimo. No, dai, manca un caccolino. Bene. Muori. Bene. Ok, 30 livelli. Ho bisogno di un nuovo libro. Spero che Mark li abbia già pronti. Allora. Next, andiamo direttamente a Fairy Kingdom. È impazzito, Marci? Mi dovete dei soldi? Io ti ho pagato tutto. Portale e altare? Ma io non gli ho mai chiesto di fare il portale. No, vuole venire qua, no, mi devo nascondere. Non mi faccio vedere. Non mi ha visto? Ok, meno male, se non mi avrebbe chiesto dei soldi. Scrivo nei messaggi privati a Mark. Mark, dove sei? No, c'è Marci. No, ecco, mi ha visto, maledizione. Ciao. Ok, Mark sta arrivando, non mi piace che siamo tutti qua però. Ditemi, cosa volete da me? Cos'è sta riunione in casa, ragazzi? Allora, Mark, io ho bisogno soltanto di un libro. Se me lo dai, ti ringrazio. Aiuto, ragazzi. Ma oggi mi state veramente invadendo, comunque. Quanto vuoi per un libro? 5 di bronzo? Un attimo, fatemi fare il pane per questi schifosi. Aspetta, allora, tu hai bisogno di un libro? Un libro vuoto, sì. Cavolo, bisogno di un libro. Allora, datemi un secondino, perché qua se no è un casino. Allora, qua bisogna fare i fogli, quindi facciamoci anche i fogli. Allora, un solo libro? Qua, fatto, tieni Kendall, te lo lascio.
Grazie. Dopo poi mi faccio pagare quando vuoi. Adesso fammi sentire anche quegli altri cosa vogliono. Okay. Dannazione. Perché mi sono scesi i livelli? Ne ho 27 adesso. Non mi dire che il teleporter costa livelli. Non ci posso credere. No, ragazzi, no. Non ci voglio credere mai nella vita. Li devo rifarmare. Mannaggia. Va bene. Non è un problema. È stato fin troppo facile farmarli. Ci rivediamo non appena avrò fatto di nuovo 30 livelli. Maledizione. Eh sì, quindi il teletrasporto dal Nether al mondo normale costa livelli, non lo sapevo. Kendall, hai livelli, mi chiede. No, che cosa vuole incantare? Maledizione. Sto sudando per avere questi livelli. Vorrei incantare la mia super spada suprema. Ok, sì. E allora, anziché fare il libro, incanto la sua spada con 30 livelli, così gliela faccio pagare tantissimo. Bene. Ok, che incantesimo cerchi. Ok, mentre cerco di trattare, devo tornare a 30 livelli. Mazza, proprio con un colpo mi doveva prendere. Mending, sì, sogna. Stefano ancora deve capire come funzionano gli incantesimi. Ok, mi ha detto che i soldi non sono un problema. Fantastico. E mi sa che vuole Sharpness 3 and Breaking 3. Ok. Ah, io sarei il truffatore. Mi fa pagare la costruzione di un portale. Ok, ho finalmente di nuovo 30 livelli. Vediamo che cosa vuole Steph. Ah, sono qui a casa mia direttamente? Dimmi che stanno comprando. Sì, bravi, guardate i prezzi. Ehi, si sono accorti che sono dietro di loro? ha comprato. Ok, mi sta dando la spada, senza comunicare, va bene. Una spada leggendaria, in grado di rigenerare la vita di chi la brandisce in battaglia. Che figata, ciao. È bella, beh, molto bella, mi piace tanto. Grazie. Allora, sei già più o meno il prezzo, perché devo capire se ci arriviamo, perché tu magari la fai e non ci avevi messo. Allora, ipoteticamente, se tutto va bene, ti direi 8 d'argento. Se tutto va male, potrebbero essere anche 12. Ok, va bene. Ok, allora. Quindi hai detto poi, che vuoi? Unbreaking 3, Sharpness 3 e ci aggiungi questo che ti ho comprato. Va bene, questo qua lo mettiamo dopo però. Ok, yes. Unbreaking 3, Sharpness 3, quindi Unbreaking lo faccio con il libro. Ok, va bene, ciao, buon lavoro. Ciao, a dopo, ciao. Ci penso io. Ok ragazzi, allora, idealmente il top del top sarebbe trovare subito Sharpness 3, non ci posso credere, la fortuna. E poi devo trovare un Unbreaking. Lui vuole Unbreaking 3, ma Unbreaking 3 è difficilissimo da trovare. Proviamoci. Ok, Sharpness 3, ce l'abbiamo. Ora devo sperare di trovare un bel Unbreaking 3. Secondo me ho più fortuna se faccio tipo Unbreaking 1, Unbreaking 1, Unbreaking 1 e li unisco. Sì, secondo me avrei molta più fortuna, anche perché già ho utilizzato tutti i livelli che ho farmato prima. O ne vado a farmare degli altri, ma vi annoiereste a morte, quindi sarebbe tutto da tagliare. E poi in quel caso mi verrebbe a costare tantissimo. Facciamo così, se esce Unbreaking 2 ci accontentiamo, dai. Oh, Unbreaking 1, no, almeno Unbreaking 2. Ora glielo chiedo, Unbreaking 2 andrebbe bene comunque? Il 3 mi sa che non esce. Sì, ci può stare. Ok, allora Unbreaking 2. E anziché farglielo pagare 10 d'argento, glielo faccio pagare magari 8. Dipende tutto da quanto tempo ci metterò, ragazzi. Il mio obiettivo oggi era quello di fare quanti più soldi possibili. E effettivamente così un po' di soldi me li faccio. Ho tutto ciò che mi ha chiesto. Questa spada verrà a costare tantissimo. Cioè, considerate che avevo 30 livelli. Per raggiungere questi libri scenderò tipo a 19, secondo me. Vediamo. Quindi, mettiamo Unbreaking. Bene, siamo a 22. No, non posso mettere questo libro, quindi glielo devo rimborsare. Porca miseria, perché c'è già Sharpness, quindi o metti Sharpness o metti questo. Quindi dovrò rimborsargli l'acquisto che ha fatto prima. Io sono una persona onesta, quindi gli farò pagare 8 d'argento la spada, anche se dovrebbe essere 9, però vabbè, 8 perché comunque non è come la voleva lui. E soprattutto gli do indietro questi soldini qua, che non posso aggiungere alla sua spada. Steph, ci sono. Ok, poi direi di andare a farmare un pochettino per fare anche la mia di corazza, questa qua. Anche se al momento è meglio questa, ma la renderemo finale. Allora, ti devo dare una brutta notizia purtroppo. Però sono onesto, quindi ti rimborso i soldi di quel libro, perché non lo posso aggiungere. Se c'è già Sharpness non lo fa mettere. Lo so. Ok. Lo so. Quindi peccato. È o Sharpness, quindi o affilatezza o quello. Meglio affilatezza, secondo me. Credo di sì, è più costante. Sì. Allora, tieni. Non c'è Unbreaking 3, quindi ti faccio uno sconticino. Sarebbe dovuto costare 9 d'argento. Facciamo 8 perché è Unbreaking 2. Ok, va bene. Okay.
Beh, certo. sono una persona onesta. E poi qua mi dicono che sono io il truffatore. È un bravo ragazzo. No, Kendall non lo è, dai. Kendall no. Grazie mille. Monete d'argento. Ok, almeno così c'ho un pochettino di soldi. Adesso ero povero. Grazie, ciao. Grazie mille. Ok, ciao. Ok, effettivamente avevano comprato il mio libro, quindi gli sconti, i saldi hanno funzionato. Però purtroppo quel libro non si poteva inserire nella spada di Steph. Va bene, vorrà dire che troveremo degli altri modi. Adesso io vado a farmare un po' di livelli, così nel prossimo episodio potremo incantare la mia nuova corazza del mago, che secondo me esteticamente è bellissima. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace per il vostro maghetto dall'accappatoio blu e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!